Esplorare i misteri dell'etere, il fascino delle voci senza volto, lasciarsi trasportare nello spazio dai collegamenti con l'ignoto. 30 anni fa bastavano poche migliaia di lire per approcciare con persone invisibili, proporre temi di discussione e scoprire culture esotiche. La frequenza dei 27 MHz offriva uno scenario sconosciuto, pochi metri di cavo, un'antenna e l'immancabile baracchino, a casa o in automobile. Sono passati tanti anni, c'è stata poi una grande evoluzione sia per quanto riguarda internet e gli smartphone. Ricordo da ragazzo che si utilizzava il CB anche per poter studiare e scambiare informazioni a livello scolastico, come anche poter conoscere persone che poi dopo sono diventate anche degli ottimi amici. Quindi all'epoca noi giovani di allora il CB era una cosa fondamentale ed era pure molto diffusa. Gli 11 metri o 27 MHz, che dir si voglia, hanno favorito scambi di esperienze tecniche, autocostruzioni, gesti di solidarietà e soccorsi, e persino fidanzamenti scaturiti in nozze. La CB era una compagnia insostituibile nei lunghi viaggi e la migliore fonte di informazione, soprattutto fra i camionisti. Giuliano Di Salvo in Molise è considerato fra i più preparati e attrezzati radioamatori italiani, un percorso lungo arricchito di studi ed esperienze nei teatri emergenziali della protezione civile. Oggi Di Salvo si fa carico di rilanciare in Molise l'utilizzo delle radio, forma di comunicazione affidabile e non condizionata dalla copertura dei ripetitori della telefonia mobile e